Carissimi amici che ci ascoltate, un saluto a tutti voi da Gianna Cataudella. Oggi abbiamo il piacere di avere in studio Sua Eccellenza Monsignor Carmelo Acutitta, vescovo della diocesi di Ragusa, con il quale rifletteremo sul significato delle imminenti feste pasquali. Grazie Eccellenza per essere qui con noi. Grazie a voi per questa opportunità che mi date di poter colloquiare, di poter dare anche qualche elemento che riguarda la solennità della Pasqua, la festa più grande della Chiesa Cattolica e anche delle altre Chiese. Prima di giungere alla gioia della risurrezione, il Signore subisce e attraversa il dolore, la sofferenza, il rifiuto, la cattiveria, l'incomprensione, il Calvario che lo porta alla morte sulla croce. Dove si può identificare il Cristo sofferente? Dentro l'uomo, fuori dall'uomo? In quale luogo? In quale dimensione sociale? Dio ha mandato il suo figlio nel mondo e ha fatto una scelta di campo. Ha voluto che il figlio assumesse la condizione di servo, come dice il profeta Isaia. E Cristo entra nel mondo assumendo quella che è la nostra carne, assumendo esattamente la nostra dimensione che rispetto alla onnipotenza di Dio è una dimensione assai limitata. Gesù entra nella storia attraverso il mistero della incarnazione, si fa carne nel grembo di Maria, ma noi troviamo una dimensione di dono totale nella celebrazione proprio della morte e della risurrezione. Infatti il Signore Gesù è venuto nel mondo, ma è venuto nel mondo per passare attraverso il mondo, conoscere, incontrare, è venuto per caricare su di sé quelli che sono i problemi, le necessità, le attese degli uomini. E pertanto il Signore Gesù vive questo suo viaggio, diciamo, qui sulla terra, in mezzo agli uomini, lo vive esattamente come obbedienza al Padre e viene a manifestare anche lui quell'amore che appartiene a Dio, ma che Gesù Cristo rende, direi, visibile, tangibile. E infatti, quando noi leggiamo la parola del Vangelo, ci accorgiamo come le folle corrono ad ascoltare Gesù e Gesù poi guarisce i malati, guarisce coloro che non sentono, coloro che non parlano. Guarisce da ogni forma di infermità e questa guarigione che il Signore Gesù opera in realtà altro non è se non donare all'uomo una nuova opportunità per vivere in pienezza la propria vita. Spesso si sente dire Dio è morto. Ma dov'è Dio? Specialmente quando assistiamo a catastrofi umane che riguardano il singolo come pure la collettività. Ma Gesù, appunto, come lei ha detto, è risorto dalla morte. Gesù è vivo ed è speranza per tutti. Qual è la chiave di lettura che può farci uscire da questo dilagante scoraggiamento? Ma diciamo che il mondo da quando esiste ha i suoi problemi. Gesù entra nel mondo non per giudicare il mondo, entra nel mondo, direi, in punta di piedi, quasi nel nascondimento, basterebbe pensare al mistero del Natale, ma entra nel mondo con la volontà di volere liberare l'uomo soprattutto dai suoi stessi condizionamenti. E in questa dimensione globale, dove noi possiamo cogliere attraverso anche i mezzi della comunicazione tutte le difficoltà che si vivono e tutti i problemi che ci sono, dobbiamo imparare a sapere vedere all'interno della storia un Dio che agisce continuamente, un Dio che si fa compagno di cammino di tutti coloro che vivono le vicende più tristi della vita. Siamo in un momento molto difficile dal punto di vista, diciamo, delle integrazioni tra le diverse culture. C'è un fiume umano di persone che vengono nell'Europa, nel nostro paese. Ci sono tante sofferenze che
a cui vanno incontro queste persone e non solo loro. Ci sono queste forme di radicalismo che portano anche alcune persone ad agire con attentati, senza guardare e senza valutare la vita che viene così spenta, che viene eliminata. Ecco, davanti a tutte queste cose potrebbe venire anche il dubbio a noi: ma Dio dov'è? Dio però rimane sempre, diciamo, innestato nella storia. Dio viene a visitarci e viene a chiamarci a diventare suoi collaboratori, perché è nel momento in cui noi riusciamo a rimodulare la nostra vita e a ridare un senso pieno alla nostra vita che diventiamo collaboratori di Dio. Dio sì è onnipotente, ma chiede l'aiuto dell'uomo, chiede la disponibilità dell'uomo, vuole che l'uomo si renda partecipe dell'azione salvifica che lui è venuto a portare nel mondo. E questo noi lo vogliamo scoprire in modo particolare nella celebrazione della Pasqua, quando proprio Dio chiama il suo figlio e lo consegna agli uomini e gli uomini lo crocifiggono, lo condannano, lo seppelliscono. Sembra quasi che ci sia da parte degli uomini una sorta di volontà perversa che non vuole che Dio entri nella nostra storia. Eppure Dio con grande umiltà continua ad entrare nelle pieghe della nostra storia e continua a dare a tutti noi una grande speranza, la speranza in un mondo migliore, la speranza in un compimento di questo mondo che ci porta alla piena contemplazione di Dio. Questo è il fine della nostra vita. E pensavo mentre lei parlava al fatto anche che a volte da tanta sofferenza, da tanti problemi come e da questa crisi pesante che stiamo attraversando, spesso proprio perché c'è questo viene fuori poi il meglio, no? Delle persone, e anche nasce una nuova sorgente di grazia e le persone magari si avvicinano di più al Signore proprio perché si trovano nelle difficoltà. Quindi c'è un detto appunto che il Signore scrive dritto sui righi sbagliati, no? E se andiamo a rileggere la storia del passato e quindi i periodi più pesanti che sono stati proprio durante la Seconda Guerra Mondiale, dopo però abbiamo visto che da quello sfacelo, da quel disastro è nata la democrazia, l'unione dell'Europa, c'è stato un risveglio in realtà per l'uomo verso il bene e la ricerca del bene. E quindi penso che nonostante questo periodo io mi sento di essere ottimista, cioè nel dire dopo magari attraverseremo questo deserto ma dopo troveremo l'oasi. Se noi ripercorriamo le tappe della storia del nostro mondo, della storia dell'uomo, non c'è uno spazio di tempo in cui non ci siano gli stessi problemi che si ripropongono e che interpellano l'uomo innanzitutto, ma interpellano anche Dio, tant'è vero che alcune volte anche noi diciamo: ma Dio dov'è? Davanti a una strage, davanti a una eliminazione programmata dell'uomo, davanti alla cattiveria dell'uomo contro l'uomo, quando sappiamo perfettamente che tra di noi in fondo dobbiamo coltivare una fraternità universale, costruire rapporti di reciproca accoglienza, costruire un futuro migliore che è possibile solo con il contributo di tutti e senza eliminare nessuno, perché ognuno, ogni parte di umanità che viene dal nostro cosmo in realtà incide e lavora perché si possa costruire un futuro migliore. Ora, davanti a questi processi così negativi a cui stiamo assistendo, non possiamo minimamente perdere la speranza, anche perché noi celebriamo la Pasqua e celebrando la Pasqua noi celebriamo la vittoria sul peccato e sulla morte.
Celebriamo la risurrezione di Cristo che, morto sì sulla croce, risorge e ridona nuova vita e ci dà nuova speranza per ricominciare lì dove siamo, nel nostro piccolo, a lavorare sempre con una prospettiva verso la luce, verso la risurrezione, verso la vita, verso il bene, verso la, diciamo, la costruzione di una società e di un mondo che diventano migliori, ma con il nostro apporto. Gesù è dentro la Chiesa, Gesù è la Chiesa. In che modo possiamo fare esperienza del suo amore per poi aiutare chi si è allontanato dalla Chiesa, dalla comunità, affinché torni nella Chiesa per vivere nella gioia all'incontro con il Signore? Nel breve messaggio che tradizionalmente diamo a Natale e a Pasqua, ho voluto centrare l'attenzione sulla comunità cristiana. Dentro la Chiesa Gesù è presente, si lascia vedere e si lascia toccare, si lascia mangiare nel dono dell'Eucaristia. Perché ho voluto sottolineare con questa frase la presenza di Cristo? Perché noi credenti, che celebriamo il mistero dell'Eucaristia e ci nutriamo dell'Eucaristia ascoltando anche la parola di Dio, dobbiamo poi uscire dalle nostre chiese e dall'incontro con il Signore, direi trasfigurati, in modo tale da fare in modo che ci siano, che si possano avvicinare a noi i fratelli, aprendo il cuore ai poveri, agli ultimi. Le nostre comunità non possono essere un luogo di incontro spersonalizzato, assolutamente. Le nostre comunità devono essere dei cenacoli in cui la presenza del risorto è concreta. Quando è che è concreta? Nella parola, quando viene proclamata la parola di Dio. È concreta quando poi invochiamo lo Spirito e il pane e il vino diventano il corpo e il sangue del Signore. Per noi diventa questo incontro con il Signore un incontro di nuova vita, un incontro di nuova risurrezione. Quanta forza prendiamo proprio durante le celebrazioni dell'Eucaristia, se ne abbiamo consapevolezza, per poter poi vivere la nostra vita fraternamente, nell'amore vicendevole e facendo attenzione, ovviamente, come Gesù ci ha insegnato, agli ultimi, ai poveri. Attraverso il sacrificio della croce, Cristo ha riconciliato l'uomo con Dio, poiché Egli ci dona la salvezza eterna per mezzo del perdono dei peccati. La misericordia, dunque, è la via maestra da perseguire per sanare tutte le ferite dell'umanità e ricostruire così un modello di convivenza pacifica tra gli uomini, tra i popoli. Abbiamo avuto modo di riflettere molto sulla misericordia durante l'anno giubilare che Papa Francesco ha voluto per tutta la Chiesa. E Papa Francesco ha scelto esattamente questa parola che è importantissima, misericordia. E la misericordia è innanzitutto il prendersi cura dell'altro. La misericordia è, guardando all'altro, non far emergere quelli che sono i suoi, diciamo, le sue difficoltà. Al contrario, è quella di colmare le difficoltà di un'altra persona. La misericordia è proprio questo amore che avvolge, che coinvolge, un amore che riesce a cambiare le persone, a farle nascere di nuovo, potremmo dire, con una nuova vita, con una nuova prospettiva. È molto bello vedere in tante comunità cristiane come si avvicinano tante persone e queste persone hanno una grande sete di amore. E nella misura in cui la comunità cristiana riesce a dare una percezione dell'amore reale e vero, allora le nostre comunità diventano sempre più case di accoglienza, diventano sempre più luoghi di incontro, ma non un incontro solo formale o un incontro solo con gli altri credenti, diventa un'occasione, un'opportunità, direi, per incontrare il Cristo risorto, che dà un senso nuovo alla nostra vita. Di fatto oggi credo che proprio le nostre comunità abbiano proprio questa dimensione di casa, di accoglienza, ma anche sotto certi aspetti di ospedale, nel senso che si accoglie la persona o le persone
che soffrono, che hanno dei problemi e quindi trovano nella comunità l'accoglienza, il sostegno per riuscire a superare magari un momento difficile della propria vita o una situazione particolare, la mancanza di lavoro, possono essere tante le cose. Però ecco, dobbiamo dire che proprio la Chiesa in tutti i suoi aspetti e in tutte le sue prospettive riesce ancora oggi a essere l'unico valido strumento da questo punto di vista. La Chiesa riesce ad essere l'unico strumento o quasi l'unico strumento semplicemente perché ha ancorato se stessa a Cristo. Se avviene questa, diciamo, se si realizza questa osmosi continua tra la comunità credente e il suo Signore, nasce sempre nuova speranza, nasce sempre nuovo amore e gesti di amore concreto e non si affievolisce quella fede che noi siamo chiamati a coltivare e a far crescere facendolo diventare un grande albero. Sì, può essere una fede piccola, il piccolo seme che cresce e poi si sviluppa e diventa un grande albero. E questa dimensione ci aiuta ovviamente a sapere e comprendere qual è la nostra missione nel mondo di oggi. Ecco, come noi cristiani possiamo aiutare gli altri. Naturalmente sì, è vero, incontriamo il Signore all'interno della comunità cristiana, soprattutto quando si celebra l'Eucaristia. Però è pur vero che noi siamo inviati, il Signore risorto nel momento in cui incontra i Suoi discepoli, dice pace a voi, invoca lo Spirito e li invia per la missione, li invia per il servizio, li invia per farsi vicini a tutti coloro che vivono le situazioni di disagio. Quindi mi pare che sia assolutamente importante come sottolineare come nella comunità, o meglio, dalla comunità che celebra, poi bisogna andare alla vita di ogni giorno. E che cosa accade? Quando siamo insieme, celebriamo e manifestiamo la nostra fede, magari ci sentiamo coinvolti e ci sentiamo un po' fratelli. Poi questa dimensione forse un po' si affievolisce quando ogni giorno noi ci ritroviamo a combattere la battaglia quotidiana, che è quella del lavoro, che è quella delle difficoltà, che è quella delle sofferenze. Ed è proprio lì che forse va ricentrato una presenza dei cristiani, perché ci sia la possibilità di far percepire a coloro che sono in situazioni di bisogno di ogni genere che c'è Cristo con loro e Cristo manifesta la sua presenza attraverso la nostra presenza. Se non riusciamo a fare questo, allora la presenza di Cristo rimane nel vago e non riesce ad avere la sua concretezza. Infatti, la forza della Pasqua, appunto, come lei dice, si esprime attraverso la testimonianza che si nutre di coerenza nel vivere quotidiano. E com'è possibile rendere concreta ed efficace per il credente questa scelta? Ma il credente, se ha la consapevolezza della propria fede, sa già che cosa fare. Quello che ha fatto Cristo per noi, noi lo dobbiamo fare per gli altri, per essere proprio un alter Christus. Una volta si diceva che il sacerdote era un alter Christus, ma perché celebrava la messa, perché annunziava il Vangelo. Oggi questa modalità, questa affermazione si è espansa, perché ogni cristiano è un alter Christus a suo modo. Ecco, certo, il presbitero c'ha la sua funzione, c'ha la sua missione, c'ha la sua vocazione, che è quella di presiedere nella comunità, ma tutti gli altri siamo innestati in Cristo attraverso il battesimo e il dono dello Spirito, e altra missione non abbiamo se non far trasparire attraverso il nostro comportamento, attraverso la nostra missione, attraverso quello che facciamo, la presenza di Cristo viva e reale in quel momento.
Probabilmente magari ancora molti di noi non hanno preso coscienza di questo fatto, perché magari si demanda tutto al sacerdote e si è poco disponibili spesso nelle comunità, nei gruppi, nelle realtà ecclesiali a essere più vicini nel creare delle opportunità, nell'inventarsi nuove cose per poter servire la Chiesa in maniera più incisiva, perché a volte magari un laico può fare molto più del sacerdote, voglio dire in che senso? Perché se io sono una mamma e so bene i problemi che può avere un'altra mamma con un figliolo, no? Sì, il sacerdote fa la sua parte, senza dubbio, ma se quella mamma è in difficoltà e io ho già magari vissuto quell'esperienza, posso fare molto. O lo stesso vale per una coppia che magari è in crisi e magari si affianca un'altra coppia che ha un po' più esperienza del matrimonio e può dare di più. Quindi, credo che sia importante prendere coscienza di quello che noi possiamo fare per gli altri in questo senso. Ma una comunità cristiana nella quale è solo il presbitero ad operare e tutto deve dipendere da lui, non è una reale comunità cristiana. La comunità cristiana è la comunità di coloro che sono venuti alla fede, la comunità di coloro che hanno preso coscienza e consapevolezza del proprio battesimo e della propria missione cristiana. E noi dobbiamo uscire da questa mentalità dove il sacerdote, il presbitero deve fare tutto e si deve occupare di ogni cosa, dalle cose più banali della quotidianità alle cose più grandi che riguardano la fede delle persone, la loro consapevolezza della fede. Noi purtroppo ci troviamo tante volte anche con giovani o adulti che hanno un po' abbandonato la pratica cristiana e proprio qui a Ragusa si registra un fenomeno da più parti, diciamo così, a me raccontato, che è quello di affidarsi a maghi, a fattucchiere, a persone a cui danno la propria vita e spesso, il più delle volte, ovviamente non il più delle volte, ogni volta che accade una cosa di questo genere, chi ci va di mezzo? Ci va di mezzo la povera gente che è un po' credulona, che davanti a un problema o una difficoltà pensa che si possa risolvere con forme diciamo, di magia che non esistono. Non esiste la bacchetta magica. I problemi li dobbiamo risolvere noi, di qualunque genere, fisica, di salute, i problemi di ogni giorno, quelli magari di non riuscire a trovare un lavoro. E allora bisogna affidarsi ovviamente al buon Dio e bisogna poi lottare quotidianamente. Con la nostra lotta riusciamo a risolvere i problemi. Quando noi consegniamo la nostra vita ad un altro, soprattutto che non ha l'interesse a farti crescere e a vivere, allora noi ci ritroviamo con famiglie rovinate. Ma Eccellenza, l'assurdità in questo, a volte io me la faccio sta domanda e non capisco. Andare da una persona che ti promette la guarigione, la felicità, il matrimonio buono, la ricchezza, pagare non si sa quanti soldi per questo, credere in una persona e poi magari andare in chiesa, prendere l'Eucaristia, andare a messa, perché accade anche questo, e non credere che Gesù invece fa questo gratuitamente. Cioè è assurdo, assurdo. Purtroppo questo è frutto un po' dell'ignoranza, se così possiamo dire, dell'ignoranza forse anche culturale, ecco, proprio della formazione, ma soprattutto credo che ci sia una profonda ignoranza della propria fede, ecco, una profonda ignoranza della propria fede. La fede è affidamento, noi ci affidiamo a Dio. Nel bene o nel male, in qualunque situazione ci troviamo, ci affidiamo a lui chiediamo un aiuto necessario, indispensabile, il sostegno. E il sostegno può nascere invece proprio nella comunità, dove, avendo la stessa fede, ci si aiuta reciprocamente. Non si può consegnare la propria vita ad un altro che ti chiede non solo di pagare, ma ti rovina ulteriormente, perché si crea una situazione di soggezione e di paura che non ti fa più vivere. Io ho incontrato delle persone che sono venute a raccontarmi le loro situazioni e
E però sono persone che ancora prese dalla paura non riescono neanche a smettere di continuare a frequentare queste persone che possono fare solo del male, certamente non fanno del bene. Beh, parliamo di gente che ha la capacità di plagiare, e quindi qua andiamo su un terreno veramente molto spinoso. E a proposito della cultura, guardi, eccellenza, che magari non sempre, è diciamo, la persona ignorante, tra virgolette, non vorrei essere capita male, ma anche il personaggio magari di cultura, magari il notaio, magari non so, l'architetto, magari il professore, l'artista, che poi si fidano di questa gentaglia. Insomma, dovrebbe non essere così. Di per sé bisognerebbe dire che è inconciliabile con la propria Ecco. fede. Su questo non c'è dubbio. Se io ho scelto di credere nel Signore, mi appello a Lui, consegno a Lui la mia vita, chiedo l'aiuto al Signore ed è la miglior cosa. Perché quando si chiede l'aiuto agli uomini e soprattutto quando c'è un progetto da parte di alcune persone di soggiogare persone semplici che non hanno gli strumenti per valutare tutto l'insieme, che cosa accade? Accade che a un certo punto diventano padroni della vita degli altri e diventare padroni della vita degli altri è una cosa molto grave, perché ognuno di noi deve avere la propria consapevolezza di sé e degli altri e deve poter vivere la propria vita nella serenità senza che gli altri profittino. Soggiogando le persone, rubando o facendosi dare del denaro e quindi tutto sommato distruggendo anche un po' le famiglie. Perché quando ci si mette in mano a queste persone che cosa fanno? Ti mettono l'uno contro l'altro e in un battibaleno la famiglia è distrutta. Di fatto è così, anche situazioni ancora più incresciose purtroppo che accadono, ma credo che la cosa importante, come capisco, ecco, dalla nostra conversazione, bisogna molto andare sulla via dell'evangelizzazione, cioè della conoscenza della parola, la conoscenza della nostra religione. Da una parte e dall'altra la comunità che accoglie, che sostiene, che aiuta la persona in difficoltà. Credo che siano queste le due vie. Un altro aspetto che io mi sento, ecco, di dire qua, sia a chi ci ascolta che a chi ci vede, per l'esperienza personale del mio cammino che è da tantissimi anni. Spesso le persone per le problemi di malattia o ecco, cercano il mago o si rivolgono e chiedono il miracolo. Il miracolo avviene, ma a volte non avviene eclatante, così come a volte noi sappiamo, vediamo, anche così il Signore fa tanto, ma spesso il Signore usa proprio i medici e le medicine. E in questo voglio citare Padre Salvatore Tumino, che mi ha portato alla fede e che quando c'erano problemi di salute spesso lui ci diceva questo: pregate tutti i giorni, pregate, pregate per il medico e pregate per le medicine che facciano effetto. E in questo veramente posso dire che è assolutamente vero, perché molti anni fa mi sono trovata in una situazione difficile con la tiroide e mi era stato detto che forse le pillole avrebbero potuto fare qualcosa, ma nel 30% dei casi. Ma io ogni volta che prendevo la pillola tutte le mattine pregavo perché quella pillola facesse l'effetto. E in effetti, dopo aver fatto il controllo dopo 3 mesi, i miei noduli si sono fermati. E grazie alle pillole che ho preso, grazie al medico, ma grazie alla mia preghiera e all'intercessione che ho chiesto al Signore, che quello è stato un miracolo. Quindi dobbiamo stare attenti a non guardare, ecco, questi aspetti eclatanti, ma la preghiera può fare tantissimo. Sì, anche quella ovviamente.
La preghiera non solo personale, ma anche quella comunitaria, per questo tante volte ci si affida proprio chiedendo alle altre persone di pregare anche incessantemente quando c'è una situazione di crisi, di disagio di ogni genere, sia nella salute, nei rapporti umani, nei rapporti all'interno della famiglia e così via dicendo. Io credo che se la nostra fede si innesta veramente in Cristo, e da lui noi riusciamo ad avere il coraggio per andare avanti, nonostante le difficoltà che possiamo incontrare sul nostro cammino. E ognuno di noi trova delle difficoltà di qualunque genere, però con l'aiuto di Dio e soprattutto con il sostegno fraterno nella reciproca, diciamo, stima e nella reciproca preghiera che facciamo, io credo che si possa camminare andando avanti nella nostra vita con grande fiducia nel Signore e soprattutto con la grande carità che poi dobbiamo manifestare a quelli che ci stanno accanto. Cosa chiederà Eccellenza il giorno di Pasqua al Cristo risorto per questa nostra chiesa particolare, per la diocesi di Ragusa? Ma il Signore risorto porta la gioia dentro di noi e la sua vittoria sulla morte, sul peccato. E la vita che ritorna ancora non può che farci sperare in un futuro migliore. Noi non abbiamo paura del futuro. È vero che tante volte ci troviamo invischiati in situazioni molto particolari che ci stringono e attanagliano la nostra vita, però se apriamo il nostro cuore, se apriamo la nostra mente, se ci ancoriamo a Cristo, riusciamo ad avere da Lui un sostegno molto, molto forte, riusciamo ad avere da Lui quella forza necessaria che ci porta a costruire un mondo migliore. Concludiamo anche per oggi il nostro spazio informativo. Io ringrazio Sua Eccellenza Monsignor Carmelo Cutitta per essere stato con noi. Grazie anche a voi per questa opportunità e vorrei così porgere attraverso la Radio Caris, vorrei dare un augurio di buona Pasqua a tutti coloro che ascoltano e a tutti i fedeli di questa comunità diocesana. Saluto e ringrazio chi ci ha seguito. Ciao da Gianna Cataudella e buon proseguimento con i programmi di Radio Caris.